Ciao amici di Balconi TV Roma, io sono Mika, sono sul terrazzo dello Yellow Bar e oggi ci è passato a trovare Paolo, lui dei Cernit, voce esatto. Chitarra dei Cernit, benvenuto. Grazie. Come stai? Sto bene, bene, un po' caldo, no? Un po' freddo, un po' caldo, guarda come siamo caldo, diversi. Sì, è ancora una clima primaverile. Va bene, che cosa ci hai portato oggi? Allora, oggi sono una canzone che si chiama Stavamo Aspettando e fa parte del nostro primo album. E poi ci racconterai poi un po' di questo. Raccontiamo un po' qualche cosa. Va bene, in versione acustica, esatto. I Cernit per Balconi TV. A tra poco. Piove sulle tamerici salmastre e aspre, piove sui limoni e sugli aranci, piove sul mio ombrello e la tua sigaretta. Dicono che siano angeli che pisciano dal cielo. Dicono che il mondo è pieno di poeti, di coglioni. Dicono che è pieno, dicono che i treni sono sempre in ritardo. Dicono che la guerra porti al progresso. Piove sul mio ombrello e la tua sigaretta. Dicono che prima o poi smetterà. Dicono che siano angeli che pisciano dal cielo. Dicono che il mondo è pieno di poeti, di coglioni. Dicono che è pieno, dicono che i treni sono sempre più in ritardo. Dicono che la guerra porti al progresso. Dicono che le guerre portino progresso. Piove sul mio ombrello e la tua sigaretta. Dicono che prima o poi smetterà. 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 Oh yeah, Cernit in versione acustica per Balconi TV. Però ragazzi, io vorrei chiamare il resto della band che sono qua: Francesco tastierista e Stefano batteria. Bentrovati ragazzi. Buongiorno, grazie mille. Vi è piaciuta la performance? È andata bene? Benissimo, perfetto come sempre, molto. Ora, diciamo perché voi non siete venuti qua con i vostri strumenti. A parte salutiamo Lorenzo che ha la febbre. Eh sì, malato, 37 e mezzo ha detto. Esatto, così ha detto. Fa male. E quindi, vabbè. Però diciamo, voi potevate portare qualcosa, no? Sì, vabbè, diciamo che sì, siamo molto più elettrici, diciamo. Questo qui è l'unico pezzo che si prestava ad una performance acustica, anche perché è un pezzo nato acustico e immagino morirà acustico. No, ma funziona, funziona, e soprattutto ci tenevo a farvi complimenti perché ho sentito il disco e il sound è bello completo, no? Sì, è bello amalgamato, mi è piaciuto un sacco, soprattutto che adesso tutti quanti stanno facendo, sai, si sono buttati sull'elettronica. Sì. E voi invece siete ancora sì, rock? Rimasti, sì, ci piace il rock.
ci piace il rock, le distorsioni, effetti strani, progressioni di batteria un po' più impegnate, quindi cerchiamo di fare quel che si può. Ottimo, io sono grande fan, quindi va benissimo. Autodidattica invece è il nome dell'album che è uscito a novembre dello scorso 2017. Esatto. E ci vuoi dire qualcosa, perché è uscito anche un singolo, non so se avete, sì. Perché questo brano non, cioè, non no, fa allora, parte diciamo, dei no, singoli. Infatti, no, questo brano l'abbiamo portato appunto perché era una versione acustica dell'album ed era l'unico che si potesse prestare in questa occasione. Mentre l'album Autodidattica, cioè a partire diciamo più o meno dal titolo, volevamo che ci fosse quest'idea, no, di autodidattica innanzitutto la disciplina che insegna senza maestri, no? Sì. E quindi ha questa idea che è come se fosse l'album una specie di volume da mettere in una libreria, no? Autodidattica è quella materia lì. Ottimo. E poi è un'autoproduzione, ragazzi. Esatto. Quindi tutto, cioè, sì, complimenti. Dove l'avete fatto? US Recording di Jesse Germano e poi il oddio, sì, loro. Da Filippo Strang, che lui sta producendo un sacco di dischi. Ha un ottimo gusto, Filippo, lo sì. Conosco. Sì, è registrato al Bore Studio, Alessandro Siccardi, che salutiamo, ciao. Ciao. Quindi è stata più una collaborazione di vari studi, in realtà, sì. Ottimo. Allora ragazzi, invece è un tour per un po' fare promozione? State faremo un bel po' di date, sono uscite già 2-3 date e aspettiamo il resto. Speriamo allora, che sia una estate bella. Lasciateci i contatti così andiamo a vedere, a sbirciare le foto, le cose. Allora, per contatti abbiamo Facebook, Cernit Band, facilissimo, e uguale Cernit Official, credo, sì, Cernit Official su Instagram. Seguiteci pure a noi, che pure noi siamo molto social, ragazzi. Niente, grazie. Ragazzi, grazie a voi, vi aspetto grazie con la full band e soprattutto con, magari, il disco. Con il disco, esatto. C'è anche una bella copertina. Ecco, la vuoi dire? vuoi dire che tipo di copertina è? C'è un ventre nudo. Ah. È una foto vera? Qualcuno? È una foto verissima. Ah, ok. Sì, sì. L'avete fatta voi, no? Sì, l'ho fatta io. Dai, vabbè, allora salutiamo la modella. Ciao a tutti. Ragazzi, questo è Balconi TV Roma, dal terrazzo dello Eurobus. Ringrazio ancora Contessa Rockeri, con voi ci vediamo la prossima settimana. Grazie ancora a Cerny, ciao. 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 Yeah.